Ciao a tutti ragazzi e bentornati, spero questa piccola introduzione vi sia piaciuta e come avete letto dal titolo oggi parliamo di lui, del Xiaomi Mi 11 nella variante Special Edition. Sarà più una chiacchierata piuttosto che una recensione, non voglio spingermi troppo in giudizi prematuri visto che questo Mi 11 è ancora in versione cinese, quindi ancora non è pronto per il nostro mercato. Prima di discutere però dei pro e contro di questo petardo, ve lo anticipo già, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e soprattutto di attivare la campanellina per non perdervi più ulteriori miei video. E detto ciò, cominciamo. Partirei dal design e la parte costruttiva, sono sicuramente le prime cose che ho apprezzato su questo nuovissimo Mi 11 di Xiaomi. La mia versione è quella firmata dal Boss, quindi la migliore disponibile sia per quantitativo di RAM, sia per il tipo di finitura data alla back cover. Questo lo rende meno scivoloso rispetto ad altri dispositivi, lo fa sporcare pochissimo di impronte e personalmente a me piace molto, anzi fatemi sapere con un commentino cosa ne pensate voi. In mano sta molto bene, anzi direi benissimo, è più leggero di altri su questa diagonale, siamo a circa 190 grammi contro magari i 220 grammi di concorrenti a parità di diagonale. Inoltre lo spessore ridotto e le curvature date dal pannello danno quel tocco premium che ci si aspetta da un top di gamma, anche se avete ragione, non è di certo per tutti lo schermo curvo, può piacere o meno, però a livello estetico e di design si nota insomma una certa cura in questo dispositivo. Passando nella parte frontale, quindi il pannello, ci troviamo di fronte ad una super novità per questo petardo, un 6,81 pollici con finalmente risoluzione pari alla concorrenza. Raggiungiamo ben 515 ppi, ci sono ovviamente i 120 Hz con una velocità al tocco incredibile e sotto la luce diretta del sole, ragazzi, spacca davvero, lui è un faro, si arrivano a 1500 nits. Un pannello incredibile, veramente incredibile, sia per la risoluzione che velocità al tocco, inoltre la vibrazione aptica rende l'uso di questo Mi 11 veramente incredibile. Mi ha convinto davvero tantissimo sotto questo punto di vista. Esistono diverse versioni di questo Mi 11, sia per il colore che anche il trattamento dato alla back cover. Inoltre la mia versione da 12 GB di RAM è la più prestante e c'è anche una versione da 8 GB di RAM. E questo ovviamente farà cambiare di molto il prezzo di listino, che ancora non conosciamo qui in Italia. Ed è per questo che voglio consigliarvi un'applicazione, che poi è anche sponsor di questo video, che vi aiuterà a seguire il miglior prezzo disponibile per questo prodotto e tantissimi altri prodotti presenti sul web. Sto parlando di Letyshops, applicazione completamente gratuita, usabile sia da smartphone che da PC. Una volta entrati e registrati con l'applicazione troverete un sacco di negozi, come ad esempio Unieuro, Lenovo, AliExpress, ma ci sono ben 3200 negozi aderenti con attivo un cashback che tornerà nelle vostre tasche una volta finalizzato l'acquisto. Dimenticavo ragazzi, è molto importante, per la prima settimana che utilizzerete questa applicazione il cashback sarà un po' più alto rispetto al normale, quindi se avete bisogno di fare degli ottimi affari in questo momento è la miglior opportunità che potrete avere. È semplicissimo da usare, si sceglie il negozio online, si completa l'acquisto e si riceve il cashback sul proprio conto corrente o PayPal, quindi davvero una figata, anche perché è completamente gratis. E l'altra figata è la possibilità di attivare un'estensione da browser che vi permette di ricordare ed attivare il cashback su tutti quei siti dove è possibile riceverlo. Ovviamente tutto questo può essere fatto anche da smartphone. Ad aggiungersi a tutto ciò potrete invitare tutti i vostri amici tramite il vostro codice e ricevere 5 euro voi e 5 euro anche loro per tutte quelle persone che andranno ad iscriversi proprio a Letyshops. Come sempre ragazzi, qui sotto in descrizione troverete tutti link che vi riportano a Letyshop e la sua applicazione, ma detto ciò, andiamo avanti a parlare di questo Xiaomi Mi 11. Come avete capito, la mia versione è quella da 12 GB di RAM, che a livello hardware differisce praticamente solo in questo rispetto alla versione più economica da 8 GB di RAM, a parte la back cover ruvida, ma ciò che lo rende un petardo, e questa parola la sentirete davvero molto spesso all'interno di questo video, è il processore, il Qualcomm Snapdragon
888, che ragazzi fa letteralmente volare a prestazioni questo Mi 11. Ecco, non aspettatevi uno stravolgimento incredibile nell'uso quotidiano rispetto a un 865, perché a tavolino, confrontandolo con il mio Oppo Find X2 Pro, non è che cambi molto nell'uso quotidiano, c'è un pizzico in più di prestazioni che fanno sentire la differenza. Ma soprattutto qui non ho mai avuto il minimo lag che ad esempio avevo riscontrato sul Mi 10T Pro di qualche settimana, mese fa, insomma, no? Qui siamo sopra di livello proprio un petardo, ragazzi. Controllatevi tranquillamente la scheda tecnica, ma sotto il cofano abbiamo tutto il meglio. Oltre a questo poi abbiamo anche una ricarica wireless a 50 watt super veloce, la ricarica inversa a 10 watt ed il caricatore che, come sapete, è stato rimosso dalla confezione, ma che vi verrà omaggiato dal multistore del Zaza se deciderete di acquistare da lui questo Mi 11. Qui valutate voi, ragazzi, io non voglio spingervi ad acquistare un prodotto inglese cinese, perché poi arriverà in Europa, ma se lo volete subito, adesso, l'unico modo è questo. Già che ci siamo, vi parlo anche dell'autonomia, che è sicuramente falsata dal software cinese e inglese che spesso mi chiude le applicazioni per ridurre i consumi. Nel mio uso la giornata l'ho sempre coperta, avanzando anche un pelino di autonomia. Sono arrivato a 5 ore e mezza, 5 ore e un quarto, quasi 6 ore di autonomia. La batteria è da 4600 mAh e in queste condizioni, con questo software, non mi sembra male. Ciò che spero è che poi, quando arriverà con il nostro software, utilizzandolo in 4G o addirittura in 5G, riesca comunque a portare a sera con un buon risultato. Anche perché, ragazzi, il processore certo potrà fare i miracoli, ma qui il display è grande, a 120 Hz, è super luminoso e la batteria non è enorme. Certo, non credo si potrà etichettare come un battery phone, certo non è così, ma se riuscisse a fare le 4 ore e mezza, le 5 ore di display con queste caratteristiche, secondo me è comunque un buon risultato, mantenendo ovviamente il display a massima risoluzione e i 120 Hz. Ma ci toccherà aspettare poi una ROM europea, globale, per capire come si comporterà anche in questo. Non spenderò nemmeno un minuto a parlarvi del software, che essendo in cinese e inglese non avrebbe davvero davvero senso. È un prodotto certificato, quindi funziona tranquillamente l'NFC e le varie sincronizzazioni con la rubrica, col Play Store di Google, funziona tutto perfettamente. Ecco ragazzi, vi ricordo un altro dettaglio: acquistandolo dal multistore del Zaza, se mai deciderete di acquistare questa variante inglese-cinese, ve lo dico, fate attenzione a quello che e come spendete i vostri soldi. Soprattutto il Zaza vi installerà il Play Store e anche more locale per avere le app di terze parti tutte tradotte in italiano. Parlando di utilizzabile, anche sotto il profilo delle chiamate ho avuto zero pensieri, soprattutto con il sensore di prossimità, ragazzi, per fortuna zero rogne in questo. La ricezione è da top, inoltre ha tutte le bande per l'aggregazione e anche la qualità in chiamata è veramente molto molto valida. E ragazzi, l'audio in collaborazione con Harman Kardon dei due speaker stereo e tantissima roba, il volume è alto, la voce è nitida, i bassi belli potenti, siamo a livello di iPhone 12 Pro Max tranquillamente, tanta tanta roba. E sì, per gli amanti dei prodotti Xiaomi c'è anche la porta infrarossi qui sopra, io non la uso mai, ma so che me la chiedete e c'è anche questa. Una novità introdotta poi da Xiaomi su questo Mi 11 è il sensore del battito cardiaco incorporato nel sensore dell'impronta, che misura alla pari del mio Apple Watch il battito cardiaco. Quindi direi bene per quanto riguarda la precisione, e anche la precisione di sblocco è perfetta come tutti i sensori dei top di gamma di Xiaomi. Mentre diciamo che avete ragione anche voi, questo sensore del battito cardiaco sotto all'impronta magari non serve a nessuno, non so quante volte lo andremo ad utilizzare direttamente sullo smartphone, soprattutto perché manca il saturimetro, cioè non abbiamo tutte queste funzioni, quindi boh, vabbè, bene che c'è, avrei speso questa cosa in altri ambiti, magari nella certificazione IP68, ma ne parliamo alla fine. E finalmente passiamo al tanto osannato reparto fotografico, dove come ogni anno, ragazzi, Xiaomi sembra la migliore in assoluto e poi nell'utilizzo quotidiano non è proprio così. Quest'anno ci sono tre fotocamere, una 108 megapixel stabilizzata, una 13 megapixel grandangolare ed una 5 megapixel per le macro, mentre per quanto riguarda la camera selfie frontale dentro al display,
a sinistra e una 20 megapixel. Io come sempre ragazzi ho cercato di fare scegliere a voi la qualità fotografica scattando le foto e pubblicandole all'interno del mio profilo Instagram, quindi seguitemi, e confrontandolo con i miei vari top di gamma iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max e altri dispositivi, questo Xiaomi, siamo d'accordo tutti, che scatta davvero delle ottime foto, ma ancora, almeno con il software acerbo in uso, non è il camera phone di riferimento, questo è certo. E lo stesso vale anche per i video, che sicuramente sono migliorati tantissimo, hanno una stabilizzazione davvero incredibile, sono migliorati anche i colori, però ragazzi ancora non siamo a livello di altri top. Mentre devo dire che l'audio raccolto dei microfoni ragazzi è eccezionale, penso il migliore sotto questo punto di vista, ragazzi fa paura. C'è da dire però un'altra cosa, lui costa circa metà di un iPhone 12 Pro Max, quindi il fatto che magari non scatti o non faccia gli stessi video, sinceramente io non lo trovo un dramma, non costa 1300 euro, ne costerà 700 circa, quindi secondo me va bene così, poi fatemelo sapere qui sotto voi tra i commenti. Per completezza vi finisco anche la scheda tecnica, c'è il Bluetooth 5.2 che è davvero prestante, il wifi che prende ovunque, il GPS che l'ho trovato davvero perfetto, diciamo che lui è veramente completo, non gli manca praticamente nulla a parte un dettaglio, la certificazione IP68, porca miseria. Ma tagliando corto, perché amerete questo mio 11 ragazzi? Magari non subito, ma vi assicuro che lo amerete, perché se tutto va secondo i piani, questo mio 11 tra qualche mese, poco più, costerà 550-600 euro massimo in versione italiana, e a questo prezzo ragazzi non credo troverete molto con le caratteristiche di questo petardo, un ottimo processore, un design super curato, un display che fa paura, la ricarica wireless addirittura inversa, una vibrazione incredibile, l'audio stereo da riferimento e tutta la completezza data da Xiaomi, come ad esempio anche la porta infrarossi che non troviamo ovunque, il sensore cardiaco sotto al vetro e un pannello coperto dall'ultimo Corning Gorilla Glass disponibile su questo dispositivo e pensato per durare a lungo. Certo, alcune lacune, manca la certificazione IP68 e questo è un peccato, soprattutto all'inizio quando costerà quasi come tutti gli altri top di gamma. Non ha una versione desktop come magari sui Samsung, anche se mi sembra che stia per arrivare, e magari un reparto fotografico che di certo non è il migliore, almeno adesso, magari poi con una G-Cam diventerà una bomba anche in questo. Però devo dirvi ragazzi che al prezzo che poi andrà a costare dopo poco, non so se ci saranno tantissime altre alternative per poterlo confrontare per quello che ci viene venduto a livello hardware. Insomma ragazzi, per me questo Mi 11 è sicuramente un sì molto molto grande. È un po' come è successo con Mi 10, ci vorrà solo un po' di tempo che lui cali di prezzo, ma a quel punto sarà sicuramente il best buy di metà 2021, ne sono quasi certo, nonostante qualche piccola mancanza o qualche lacuna che ancora c'è però nella variante cinese. Aspettiamo che arrivi quella globale. Che dire ragazzi, spero questa chiacchierata vi sia piaciuta, come al solito se vi va iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, attivate soprattutto la campanellina, mettete un bel like per supportare il mio lavoro e noi ci vediamo presto per un'altra chiacchierata sempre qui sul mio canale YouTube. Ok ragazzi, siamo arrivati alla parte finale del video, quella che ascoltano sempre in pochi, che arrivano alla fine per ascoltare gli ultimi minuti del mio racconto. Ecco, questa volta voglio parlare con voi amanti del brand, con voi Xiaomiisti. Ragazzi, io non ce l'ho con Xiaomi, a me non me ne frega nulla. Se un prodotto funziona bene, io ve lo racconto. E se un prodotto funziona male, io ve lo racconto. Con il Mi 10T Pro che ho provato, il fatto del sensore di prossimità era una cosa che succedeva a molti, ma stranamente non è stato raccontato da molti. Forse perché in quel caso ho avuto più tempo per testare il prodotto e rendermi conto che il mio modello aveva quel problema ed era un problema comunque che tanti riscontravano e quindi l'ho raccontato. Oggi il Mi 10T Pro sembra essere un dispositivo perfetto anche in quello e siamo tutti contenti. Ma ragazzi, se c'è un difetto e lo riscontro, cerco di raccontarvelo. Lo so che qualcuno può dar fastidio, qualcuno rosica il fatto di aver speso dei soldi e non ammetterà mai che il suo prodotto ha quel problema. Qualcuno l'ha fatto e qualcuno dice che non gli è mai successo, ben per lui. Però ragazzi, nessun problema nei confronti di Xiaomi. Questo Mi 11, sono certo, ne venderanno una vagonata.
magari non subito a 700 euro, magari non a 6,50, ma quando andrà al prezzo del Mi 10 attualmente, che costa praticamente circa 500 euro, ragazzi, con quella cifra cosa cercate di più? Non avrà le fotografie, non scatterà le foto e i video di un iPhone da 1200 euro? Ma ne ho spesi 500, non è certificato? Ma ne ho spesi 500, ovvio, a prezzo di listino di 1000 euro, allora lì magari si può dire di qualcosa, ma nel momento in cui poi calano, perché calano tantissimo di prezzo di listino dopo poco, allora a quel punto si chiude un occhio anche l'altro e si acquista e stop. Bene, nessun partito preso nei confronti di nessuno, ragazzi, le cose vanno dette, sono delle chiacchierate tra di noi e questa parte è quella che più mi piace, quella dove posso insomma dirvi ciò che penso liberamente. Bene, ciao ragazzi e alla prossima.